Buongiorno, allora oggi succedono varie cose. Io, come al solito, quella che sembra tanto importante a tutti, diciamo così, è poi quella che trovo meno determinante e ho scoperto di essere in buona compagnia, perché a quanto pare anche se chi la pensa come me. E insomma è liberista, ma è tanto una cara persona, per cui si vota sostanzialmente pro o contro il bando del motore a scoppio nel 2035, pro o contro l'imposizione delle case cosiddette verdi, quindi la necessità di buttare un sacco di soldi per l'adeguamento ecologico dei propri appartamenti a pena di non poterli vendere o di non poterli affittare, pro o contro minchiate come il tappo di plastica indissolubilmente legato alla bottiglia, ma poi, salvo errore, noi una volta ce l'avevamo ed era quello che si metteva alle bottiglie di vetro, che però poi non si sono più potute usare, non so perché poi, tra l'altro, fra i grandi vantaggi dell'ideologia green c'è anche la volatilità, che è legata a che cosa poi è legalità, è legata verosimilmente a shock randomici del ciclo industriale tedesco sostanzialmente, ma insomma si vota pro o contro tutta la merda che ci è venuta dalla Commissione europea nella legislatura precedente e che la von der Leyen ha appena dichiarato, il discorso lo trovate sul mio canale Telegram, di voler riconfermare. Quindi, banalmente, oggi compileremo una bella lista di amici e nemici dell'industria del paese, dei risparmi degli italiani, eccetera, eccetera, come è stato nelle volte precedenti. Che ne è risultato da queste liste? Beh, devo dire che la volta scorsa a chi è stato contrario, insomma, ad alcuni di quelli che erano contrari prima, è andata abbastanza bene adesso. Ma io sulla rilevanza di queste, come dire, manifestazioni di affinità o di alienità agli interessi del paese, ho le mie idee. Io vedo che gli elettori hanno una memoria molto corta, cortissima, per cui questa è un'altra delle dimensioni dell'irrilevanza di quello che succederà oggi a Bruxelles. Certo, se si prende lo sberlone, l'amica dei cinesi e nemica degli italiani, ovviamente la soddisfazione è grande. Ma se non si prende lo sberlone, rimane sempre il fatto che rimane, anche se abbiamo la soddisfazione, ma anche se non l'abbiamo, siamo sempre sul Titanic e stiamo sempre affondando lentamente. Perché? Perché una unione economica assistita da una unione monetaria è destinata al soffocamento. Fine. Quindi questo che significa? Che paradossalmente il più europeo dei fatti politici europei ha un significato esclusivamente nazionale, cioè servirà solo a capire qui in Italia chi è con l'Italia e chi è contro l'Italia, esattamente come il più nazionale dei fatti politici nazionali, cioè le elezioni politiche in ogni singolo Stato membro, hanno un significato prevalentemente europeo. Perché vi ricordate, si vota in Francia, l'Europa trema, si vota in Estonia, l'Europa trema, si vota in Italia, l'Europa trema. Ecco, sempre così, c'è il titolo fotocopia dove qualche volta secondo me si dimenticheranno i migliori amici dell'uomo che si vuole informare, si dimenticheranno anche di cambiare il nome del paese che vota minacciando l'Europa. Quindi l'Europa è minacciata dai voti nazionali sistematicamente. E il voto europeo in realtà
minaccia gli equilibri economici nazionali, un gioco di minacce, gli equilibri politici, perdonatemi, nazionali, un gioco di minacce vere o presunte incrociate che la dice lunga sulla razionalità e sulla sostenibilità, non solo economica, che come sapete bene non c'è, ma anche politica del progetto. Però The Oxatis, invece la cosa che mi interessa di più è che ora alle 10, fra 22 minuti, cominciano in Commissione Giustizia le audizioni su un disegno di legge che ho presentato e che riguarda una deroga al codice della privacy per poter utilizzare i dati del traffico telefonico non solo nel caso in cui ci sia un sospetto di crimine punito con reclusione oltre i 3 anni, insomma non solo nel caso in cui la persona che si vive finora non lo si poteva fare, anche nel caso in cui si presuma che possa essere in pericolo di vita, per esempio persone che si avventurano sole in montagna e che magari si può presumere che, o persone che comunque scompaiono senza che ci sia una giustificazione plausibile per questa loro scomparsa. Tenete presente che si sta parlando di parecchie decine di migliaia di persone l'anno, quindi un tema piuttosto rilevante. Ci ho lavorato, poi superando delle resistenze sinceramente incredibili e incomprensibili, di cui vi ho parlato in un'altra diretta e di cui, per carità di patria, non riparlo oggi, visto che siamo arrivati alle audizioni, finalmente siamo riusciti a mandare avanti questo provvedimento, la cui relatrice è l'amica Simonetta Matone, cui mando anche un abbraccio e un ringraziamento per il lavoro che ha fatto. Purtroppo oggi non potrà essere presente alle audizioni perché ha avuto un grave lutto. Alle audizioni ci sarò io, come è giusto, e anche altri forse colleghi, insomma. Mi rendo conto che rispetto alle cose più, come dire, più nel mirino, no? dei migliori amici dell'uomo che si vuole informare, come per esempio la riforma della giustizia, questo possa sembrare un tema bagatellare. Naturalmente tutti i temi sono bagatellari fino a che non ti toccano. Quando ti scompare un fratello, per esempio, che va a parte in montagna, tu chiami, ti rivolgi a chiunque e pochi ti rispondono. Per essere aiutato a rintracciarlo e poi magari lo trovi troppo tardi, allora quello che rispetto ai grandi equilibri della politica nazionale è un tema bagatellare, per te diventa un tema molto importante. Noi dobbiamo un pochino occuparci di tutto. Questo tema bagatellare non è, perché ha un'entità anche in termini appunto di cifre enorme. Vero è che la maggior parte di queste scomparse, il 75%, riguarda il mondo dei minori stranieri non accompagnati, ma si tratta pur sempre di numeri molto importanti. E si tratta comunque di, insomma, voglio dire, si fanno i fatti nostri in ogni singolo momento della nostra vita. Non si capisce perché non se li possano fare quando farseli ci può salvare la vita, no? Anche qui si tratta di ristabilire un minimo di proporzionalità e di equità. Noi non possiamo solo avere gli incomoda dell'essere ormai ovviamente avviati al capitalismo della sorveglianza. Dobbiamo anche avere comoda, visto che sapete dove siamo, che potete saperlo, utilizzatelo per venirci a cercare quando siamo in difficoltà. Questo poi apre tutta un'altra serie di agende delle quali mi sto occupando nella politica del territorio, perché adesso voglio prendere un attimo sul serio, non fosse altro perché ci passo io, però io so come cavarmela, ma insomma mai dire mai, potrei trovarmi nei guai anch'io. Tutto il tema per esempio delle zone montane senza copertura di rete che naturalmente se ti deve dire male ti può dire male in tanti modi. Non c'è solo il fatto che non possono utilizzare
i dati telefonici, ma ci sta anche che i dati telefonici proprio non ci siano perché sei in una zona completamente in ombra, ma insomma non entro in tutto questo. In ogni caso oggi comincio con quella roba lì, poi c'è il voto di fiducia e poi ci sono gli ordini del giorno sul decreto salva casa. Io farò contenta la mia amica, la mia nuova amica Milena, ascoltando insomma le vociferazioni provenienti dai banchi alla mia destra e votandogli contro senza voler opporre argomenti di buon senso, perché tanto non è il caso, se potessero essere capiti non andrebbero esposti. Quindi, ricapitolando, von der Leyen, vabbè, su von der Leyen una sottolineatura però va fatta. Avete visto che con una decisione sulla cui tempestività ci sarebbe da riflettere, un tribunale dell'Unione Europea ha censurato il comportamento della von der Leyen nell'affare dei vaccini. Avete visto che questa cosa non viene riportata dai principali operatori informativi italiani, mi sembra che la riportino solo il giornale Libero e La Verità. È stata fatta una trattativa miliardaria a colpi di SMS poi scomparsi, cioè ANAC scanse ed è proprio qua, diciamo, quindi di fatto, insomma, come dire, non è la prima volta, però ecco quello che vi facevo notare su Twitter, che non è la prima volta che la Commissione Europea, diciamo, riconferma una persona che ha avuto problemi con la sua giustizia. Precedente illustre è quello della Vestager, che è stata condannata in primo e secondo grado per come ha gestito il caso Tercas. Lei poi si scusava dando la colpa a Banca d'Italia, che a dire il vero nella gestione precedente non è che fosse il massimo, ma comunque era ingiusto scaricare su di lei delle responsabilità prese per decisioni prese dall'antitrust europeo. E comunque la sua riconferma venne dopo la condanna in primo grado. Quindi se venisse riconfermata anche la von der Leyen, avremmo la riprova che la Commissione Europea è un comitato di affari e che quindi naturaliter alla sua guida ci deve andare una affarista, insomma, questo poi è il punto, con precedenti. Cercatevi un po' la storia degli elicotteri che è interessante. E questo è, diciamo, per l'attualità europea, il voto sull'affarista, il voto oggi qualche italiano voterà contro le case degli italiani, qualche italiano voterà contro le auto degli italiani, qualche italiano voterà contro i risparmi degli italiani. Lo farà perché è cattivo? No, nessuno è cattivo, vi assicuro, è solo che loro non hanno avuto, e lo capisco benissimo, il tempo di approfondire certi problemi e di capire le conseguenze di certe scelte. Io vivo di rendita, avendo di fatto costruito il dibattito sull'Unione Europea nei 10 anni prima di essere chiamato a entrare in Parlamento, è chiaro che quella roba lì la conosco, e quando non la conosco so trovare qualcuno che me la spiega. Se dovessi fare oggi un percorso di conoscenza come quello che ho costruito per tanti di voi prima di entrare in Parlamento, non ci riuscirei. Sarebbe al di là delle mie forze, perché purtroppo il parlamentare viene espropriato non solo di tanti suoi diritti, ma anche e soprattutto del suo tempo. Quindi io non ho animosità nei riguardi dei colleghi che faranno la cosa che reputo sbagliata, e non dovete averla neanche voi. Dovete avere la consapevolezza del fatto che poi la cosa giusta la fa comunque la storia. Giusta o sbagliata che sia, poi non voglio dare giudizi di valore, la storia è inappellabile, semplicemente perché una volta che le cose succedono il nastro non si può riavvolgere. E questo progetto politico, soprattutto se guidato con questa arroganza, non è sostenibile. Su questa dimensione però c'è una cosa che vorrei dirvi e che vi ho detto spesso, ma che vale la pena di ripetere. Attenzione, perché qual è poi la radice del fallimento europeo? È l'aver voluto creare una serie di funzioni, attribuzioni, liturgie dello Stato in assenza di Stato, cioè l'aver voluto creare le forme di
di una democrazia, in modo da fare un marketing rassicurante sul progetto, senza che ci fossero i presupposti per la democrazia. Il presupposto per la democrazia, come sapete, è il demos, il popolo, un demos unito da un logos, cioè dalla capacità di poter discutere in una lingua comune e che gli consenta di arrivare a delle mediazioni e di agire un processo politico. Questo ovviamente in Europa non esiste. Allora si sono volute creare con l'approccio così funzionalista delle funzioni, degli attributi della statualità in assenza di statualità, esponendosi a dei fallimenti clamorosi. Ovviamente il più ovvio, lo sapete benissimo, è la moneta unica, che è una moneta senza Stato. Ora si parla di un esercito senza Stato, che sarebbe ancora peggio. Sul blog mi ricordo che ne parlai a un incontro organizzato dalla Three Dogs con Nathalie Tocci, mamma mia ragazzi, bei tempi quelli, nel 2017, vabbè, orrore. Ma soprattutto attenzione, perché qua si va verso il debito senza Stato, perché vi ricordo che appunto la novità del PNRR è che la Commissione europea si è indebitata facendo un debito che poi ovviamente noi dovremmo restituire, nel senso che loro si indebitano, ci danno i soldi, ma noi dobbiamo ridargli i soldi e quindi dobbiamo restituire tutto, compreso il cosiddetto fondo perduto. Non me ne voglia la buona Gabanelli, che poverina queste cose non le sa, ma le sono anche state spiegate, ma insomma non ha dimostrato di averle capite. Insomma, siamo a dei livelli di disinformazione, diciamo, da paese ex sovietico, però insomma va bene così, dai, ci consoliamo pensando che, siccome siamo liberali, la libertà di espressione del pensiero è anche libertà di menzogna o di disinformazione oggettivamente. Attenzione al debito senza Stato. Io vedo, ci sono degli elementi ai quali vorrei che prestasse attenzione, perché magari potrei distrarmi io, state attenti voi. Allora, innanzitutto, quando si parla di modello PNRR si parla di proseguire con questa storia che la Commissione si indebita e gli Stati restituiscono. È il, diciamo, sono una sorta di titoli pubblici comuni, di Eurobond, che cacciati dalla porta rientrano dalla finestra. Qual è il problema? Il problema è che quando si arriverà al 2026 e si dovrà ragionare su come rimborsarla sta roba, beh, chiaramente si verrà a bussare alla porta degli Stati, no? Ovviamente, perché non è da escludere, e quello è un passaggio particolarmente pericoloso, che, diciamo così, si presenti come gran figata l'idea di rinnovare questo debito anziché rimborsarlo, cioè di emettere titoli per coprire il rimborso dei titoli, come fa un qualsiasi Stato, appunto Stato però, ma l'Europa uno Stato non è. Quindi la cosa più tossica che c'è nell'aria oggi è l'idea che il debito del PNRR possa essere rimborsato, possa essere, scusatemi, rinnovato, mi sono distratto perché sono, c'è posto, abbiamo posto, vediamo un po'. Questa idea estremamente tossica tenderei a, diciamo così, fare il massimo perché venga scongiurata, perché già con la moneta senza Stato non è andata benissimo. Con il debito senza Stato non abbiamo nessuna, come dire, nessuna ragionevole presunzione che possa andare meglio. Anzi, credo che l'esperienza del PNRR serva proprio a farci capire che cosa c'è che non andrebbe nell'idea del debito senza Stato. E lo vedete, è piuttosto chiaro, cioè la Commissione si indebita e poi ci dà questi soldi che noi dobbiamo restituire, ma ce li dà perché noi a casa nostra facciamo
quello che ci dice lei. Non so se mi spiego, esattamente come, che vi posso dire, nel caso della moneta senza Stato il tasso di interesse viene deciso da altri e non nel nostro interesse, nel caso del debito senza Stato che cosa fare con i soldi raccolti verrebbe deciso da altri e non nel nostro interesse. Dobbiamo stare molto attenti, cioè nel processo di generale disfacimento, perché vedete, quando Jean Monnet diceva che l'Europa si farà nelle crisi e sarà il risultato, no, io dicevo questo è fascismo perché un progetto che non ha un consenso politico raggiunto su una base democratica si cerca di imporlo col manganello della crisi. E infatti è sostanzialmente un progetto autoritario, antidemocratico, totalitario, lo stiamo, insomma, si vede ogni giorno, guardate le varie vicende, cioè tanti saluti per chi si è svegliato nel 2020, ma insomma era abbastanza chiaro da prima. Ora, se ci fate caso, anche questo snodo del debito comune, che per il momento sì, è da rimborsare a scadenza, ma potrebbe essere rinnovato diventando qualcosa di molto pericoloso, come lo si è portato avanti? Col manganello della crisi pandemica, perché era già stato fatto un progetto simile, si chiamava BIC, in condizioni normali, i vari governi nazionali lo avevano respinto, in condizioni di crisi lo hanno, non dico accettato, hanno trovato il modo di poterlo veicolare ai loro elettorati. Conte, no, che veniva a parlarci della pioggia di miliardi, oggi sappiamo per esempio che i comuni sono loro a dover anticipare i soldi per i lavori del PNRR e poi forse vengono rimborsati, cioè sappiamo che le cose funzionano in un modo totalmente diverso. Bisogna stare molto, molto attenti. Bene, io adesso vado a sentirmi le audizioni, prendere appunti, e vedere se c'è da emendare il disegno di legge. Vi saluto.